video oggi siamo qua su Viva Pinata. Ok, no, sto partendo il video. Bene, allora, che cosa vorrei fare prima di tutto in questo episodio? Allora, carichiamo subito il villaggio YouTube, ok, entriamo nel giardino. E che appunto, che cosa vorrei fare prima di tutto? Allora, vorrei vedere se abbiamo i soldi per fare la casa delle farfalle e poi vorrei appunto piantare un melo. Allora, piantare un melo perché? Perché, non lo ricordo, no. Appunto, requisiti amore, questa farfalla ne ha uno su due, quindi se facciamo appunto una casa per le farfalle, diciamo, si potranno riprodursi, visto che comunque noi ne abbiamo due. Poi non è che ne abbiamo due, questa si dovrebbe stabilire, non so se è una Fluttershop bianca, è la stessa cosa. Ah, ma è nostra, oddio, ok, non me lo ricordavo, sai. Ok, invece questa è una Modrop, diciamo, non so come si pronunci. Ok, invece questa è una Flutterscotch. Ok, lì vedo qualcuno di cattivo, vedo qualcuno di cattivo. Se prova ad entrare lo uccidiamo, perché non voglio che uccida le nostre bellissime pignate. Ok, volevo vedere la volpe. Che cosa gli serviva per le requisiti d'amore? Allora, informazione. Ah no, deve mangiare un quackberry. Ok, allora per il momento ne avremo una e se ne verrà un'altra. Due, ben venga, insomma. Loro dei taffli devono mangiare un papavero e avere una casa in giardino. Allora, un papavero lo possiamo fare subito, quindi andiamo all'emporio e vediamo se appunto possiamo piantare dei papaveri. E intanto almeno ne facciamo uno. Allora, questo che cos'è? Sono Riccardo, melo. Ah, poi facciamo anche il melo. No, c'è la pressione, grano. C'è, ma... Ah sì, ecco qua, perfetto. Papavero, sì. Intanto ne piantiamo uno perché... Mi sembra che ne abbiamo soltanto uno di queste cose. Ah no, ne abbiamo due. Quindi, allora, pianta seme e pianta seme. Ok, paghiamo. Intanto, sì, ok. E poi torna gli oggetti, mi sembra, sì. E prendiamo quello del melo. Ok, diventerà un grandissimo albero, quindi vediamo un pochino dove piantarlo. Visto che qui c'è la zona di tutte le cose belle, a questo punto lo piantiamo qui, paghiamo e va bene. Allora, torniamo al giardino e... Ah, già, di già. È grandissimo subito. Ok, facciamo intanto... Lo innaffiamo un attimino. E anche i papaveri, eccone uno. E eccone un altro. Cosa sta facendo? Perché... Chi è malata? Oh mio Dio, no! Chiama il dottore! Non mi interessa, devi curarlo subito! Paga immediatamente, devi venire! Cavolo, come ho fatto ad ammalarsi? Non so, comunque mi sembra che lei stava un attimo... diciamo... combattendo. Quindi... può darsi che stava combattendo qualcuno di cattivo, perché la notte vengono sempre i tizi cattivi. Speriamo che riesca a sopravvivere, dai. Ah, sta arrivando, ne sta arrivando un'altra. Beh, no, volevo vedere perché è venuta, diciamo. Perché magari almeno mi ricordo. Ok, vediamo un attimo. Informazioni. Requisiti istanziali, un bandicom, ma un bandicom. Ne abbiamo solo uno. Mi dispiacerebbe ucciderlo. Questo appunto è di quel. Però ne abbiamo soltanto uno. Mi dispiacerebbe tantissimo. Requisiti istanziali, non mi ricordo il motivo. Requisiti amore, mangiare una margherita o un ranuncolo. Questo che cos'è? Che cos'è questo? La margherita, ok. Quando cresce... Niente, oh mio Dio, ha bisogno d'acqua. Ok, subito. Ok, quindi sta bene, sì, ok. L'ha curata, fortunatamente l'ha curata. Ok, diamole tanta acqua. Ok, mi sa che anche questa sta morendo, sì. Credo che dovremo controllare di più le nostre piante, perché non voglio che
muoiono, ok. Facciamo un altro. Ok, queste stanno bene. Questa come sta? Ok, non me lo dice. Oh, il mio è cresciutissimo, però sta veramente morendo. Ok, allora facciamo il getto lungo. Ok, evidentemente queste sono piante che hanno bisogno di molta acqua. Ok, anche le margherite comunque intanto. Ok, possiamo smetterla che è troppo, diciamo, inacquata. Ok, intanto questo e mangia questa, mangia una margherita. Ok, non credo voglia farlo. Cosa sta succedendo? Ah, si la mangia così la margherita? Cioè, scusami, chi è questo? Seme di che cosa? Andiamo a dare un'occhiata. Ah, seme di margherita, ok, mi sa che quando viene distrutta, tipo un'altra ne cresce. Comunque, intanto vediamo. Se sì. Ok, quindi praticamente lui è innamorato. Sì, ok, innamorato. Però non ne abbiamo un altro, vero? Credo di no. Mangia. Dai, mamma mia, questo seme, poverino, lasciatelo in pace. Allora, lo piantiamo qui e credo che questo possiamo anche distruggerlo perché non credo ci serve, appunto. Tanto ne stiamo facendo crescere un altro. Però non si è tolto, sì, ok, è tolto. E come sta? No, sta benissimo, quindi non gli serve. E vediamo, intanto andiamo all'emporio e vediamo, ecco qui, la casa delle farfalle, anche se abbiamo 148 di monete, quindi non credo assolutamente che riusciamo. No, di farfalle, dov'è? Eccolo qua, 330. Non ci riusciamo, quindi dobbiamo, mi sa, tipo vendere qualcosa, ma credo che possiamo vendere questo. Credo di sì perché non mi sembra ci serva assolutamente a niente. E da 3 giorni, ma non ci serve. Quindi dobbiamo, diciamo, guadagnare un pochino. Questo è per far venire quelle. Intanto, anche perché ora che ci penso, i Windmill non hanno una casa. E disse, ah sì, ce l'hanno, mio Dio, sono scemina. Ce l'hanno. Questo è il papavero, giusto? Sì, ok, il papavero. E a che cosa servi? Oh mio Dio, ragazzi, ma sono veramente una smemorina. Non mi ricordo mai niente. Oh, questo ci può dare un seme. Parliamogli più che altro. Ok, che seme ci dai? Oh, guardate il melo intanto. Un altro Bunnycum. Dai, fammi vedere, ok. Ha mangiato 3 carote! Non abbiamo le carote! Sì, ne abbiamo 3, eccole! Ne abbiamo 4 addirittura, dai! Questo che cos'è? Ma che cos'è? Ah, peperoncino! Forse possiamo venderlo, non credo ci serva. Ok, sì. Ok, l'abbiamo venduto. Questo, vabbè, il seme è la pianta per le cose. Questo sta di nuovo male, veramente gli serve un sacco di acqua al melo. Ok, gliela diamo subito, quindi dobbiamo controllarla attentamente. Perché se no magari muore e sinceramente non vorrei. Ok, smettiamola. Bene. Non credo che a fiori ci sono. Un ragnetto! Ciao! No, dai, avvicinati, voglio vedere perché sei qui. Oh, che è successo? Mannaggia, mannaggia, qualcuno semina queste piante. Sì, ma così veramente paghiamo assolutamente. Mannaggia, dobbiamo stare molto attenti, se no non voglio che si ammalino, magari poi non ce ne accorgiamo e muoiono. E non voglio assolutamente. Questa già mi serve un'altra acqua, ma un attimo di pazienza. Il dottore sta arrivando, sì o no? Oh cavoletti, ok. Credo che in teoria il melo ci dovrebbe dare dei frutti che poi potremo vendere. Quindi può darsi che intanto questa credo che. Oh, che cos'è? Vediamo un po' che cos'è, magari è di nuovo una cosa nociva. No, seme di campanula. Questo seme ti fa suonare qualche campana, non è facile capire cos'è.
Potrebbe attirare le pinnate affamate. Ok, quindi è un frutto buono. Ah, mi sa che è quello che ci ha dato quel tizio. Quindi piantiamolo insieme a tutti gli altri. A tutti gli altri fiori, ok? E diamogli anche un po' di acqua. Togliti tu. Ok, vediamo lui ogni tanto. Come sta? Oh. Non lo so, non me lo dice. Proprio per effetto, la tua capacità del giardinaggio sta aumentando. Bene, i tuoi miglioramenti sono continui. Grazie. Che è successo? Potenziamento titolo, chi è sto tizio adesso? Cosa sta succedendo? Ok, ci ha dato una medaglia, pensavo chissà cosa. Penso che tu abbia il diritto di definirti un giardiniere abile. C'è ancora molta strada da fare. Non essere troppo fiero. Questo è il risultato. Ok, leggo io anche se c'è. Ok, un attimo. Leggo io anche se c'è sto tizio che parla, ma ok. Vediamo cos'altro ci dà allora. Prendiamo le cose un po' più interessanti. Il tuo giardino diventerà un po' più grande, così potrai farlo vedere. Veramente, possiamo far diventare più grande il nostro giardino, ma è fantastico. Oh no, sta piovendo. Proprietà, il dottore è tornato. Ok, miglioramento giardino, ok. E come facciamo a farlo crescere, però? Ah, eccolo! Ce l'abbiamo fatta! Ok ragazzi, allora visto che abbiamo cresciuto avremo anche più spazio per fare le case o comunque più spazio magari se serve ad un'altra pignata appunto. Quindi non sapevo che poteva crescere il nostro giardino, non lo sapevo perché nel mio diciamo coso privato non l'avevo mai fatto, non sono mai riuscita non ero mai riuscita a farlo crescere, quindi sono veramente molto felice di esserci riuscita. Ok, comunque però io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!